senso, ecco, bravissimi. Il 5G all'Aquila diventa una realtà grazie all'importante investimento della ZTE, società cinese di telecomunicazioni, che ha aperto nel capoluogo di regione il centro di innovazione e di ricerca sulle reti di quinta generazione. L'insediamento è ubicato nell'area ex Italtel del Tecnopolo d'Abruzzo, dove è stata compiuta la prima prova con l'accensione di un'intera rete 5G che ha reso possibile la visione di uno streaming alla velocità di trasmissione di 2,3 GB al secondo. La struttura si estende per 1000 metri quadrati, dove esperti e scienziati italiani e cinesi lavoreranno a progetti di innovazione che coinvolgeranno università, imprese, start-up e operatori di telecomunicazioni. L'attività porterà alla formazione di figure professionali e nuova occupazione. A fare gli onori di casa è il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, presente all'inaugurazione, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, insieme al presidente della regione Luciano D'Alfonso e al vice Giovanni Lotti. Una giornata che rappresenta un momento molto importante per le relazioni bilaterali fra Cina e Italia, che negli ultimi anni hanno conosciuto un rapido sviluppo, ha affermato Xu Xiaofeng, consigliere economico dell'ambasciata cinese. Gli investimenti cinesi in Italia sono cresciuti, ha aggiunto. Parliamo di 12 miliardi di dollari. Il consigliere ha evidenziato inoltre che l'Italia è il primo paese che ha dato la frequenza, rendendo possibile il 5G. Il centro che inauguriamo all'Aquila è simbolo dello sviluppo tecnologico e della ricerca scientifica, ha sostenuto Wu Kun, amministratore delegato di ZTE Italia e Western Europe. In questo tecnopolo, ha concluso, noi diamo il via al segnale 5G che darà nuova vita a questa struttura.